59esima edizione della Pagella d'Oro al Teatro dell'Aquila di Fermo, riconoscimento organizzato dalla Cari Fermo Spa con il contributo della Fondazione. Grande festa al teatro, omaggio alla giornata del risparmio, con l'appuntamento in presenza che premia gli alunni segnalati dalle scuole. Una grandissima soddisfazione, un grandissimo impegno per la Cassa di Risparmio di Fermo che si rivela ancora una volta protagonista del territorio. 59 edizioni, un periodo lunghissimo, siamo alla vigilia del 60esimo appuntamento, e torniamo quest'anno in presenza. Negli anni scorsi in emergenza sanitaria non abbiamo voluto interrompere, abbiamo fatto l'evento in streaming. E evidentemente è mancato il contatto personale, l'incontro, ma abbiamo voluto mostrare una continuità che è quella che caratterizza la presenza della nostra realtà sul territorio. Possiamo dire che con questo evento state facendo formazione e state formando davvero generazioni e generazioni di persone che capiscono l'importanza e il valore della volontà. Eh sì, premiamo il saper fare, l'impegno di famiglie, scuole, di giovani, quindi di questa comunità educante che forma intere generazioni. Pensiamo 59 anni, chi ha preso la pagella, una delle prime pagelle d'oro, oggi è abbondantemente in pensione. E quindi sono intere generazioni che si sono formate e hanno contribuito alla crescita di questo territorio. Ospite di questa edizione è l'ingegnero Ronzo Mauro con una preziosa testimonianza, dialoghi per gli innovatori del futuro. Nato a Montefiore dell'Aso, dopo l'esperienza in gruppi bancari all'estero, Mauro è amministratore delegato Perago, azienda leader nello sviluppo di infrastrutture di pagamento ad elevata affidabilità e innovazione per banche centrali. Un eccellente esempio per i ragazzi di volontà e di impegno. Una personalità importante, affermo oggi per un evento importante, parliamo di tecnologia, di innovazione, di giovani e futuro. Assolutamente, grazie per l'importanza. Io sono un ingegnere locale, ho avuto la fortuna di vincere la pagella d'oro tantissimi anni fa e poi come tanti di noi appunto sono fuggito all'estero, ecco. Però mi piace ritornare qua nel nostro territorio e parlare appunto di innovazione. L'innovazione di cui parliamo oggi però ha alcune caratteristiche particolari. Innanzitutto parleremo dell'innovazione dei giorni nostri e poi faremo un excursus sull'innovazione del passato per far capire come l'innovazione è un qualche cosa che è radicato nel tempo e nella storia. Senta, ci ha introdotto proprio questo argomento dell'uscire, dell'andare fuori, questi cervelli in fuga, e abbiamo sentito anche tanti di questi ragazzi volenterosi, bravissimi a scuola, che proprio ci stanno dicendo andiamo via e ce ne andiamo dall'Italia. Questo è un po' preoccupante. Ecco, la fuga dei cervelli in verità non è unicamente dei nostri tempi, c'è sempre stata. I grandi viaggi degli intellettuali europei in giro per il mondo è un qualche cosa normale, diciamo così. Dal Grand Tour, con il quale in Italia, appunto, e in tutta Europa c'era questo mescolamento di intelligenza sparsa, fino a, appunto, ai cervelli di oggi. Io credo fermamente che la possibilità di conoscere altre realtà, altre diversità, sia un qualche cosa di edificante, per cui va esplorato. Il tema fondamentale non è tanto capire se si va via, ma se si saprà tornare. Come ricordava il presidente della Cari Fermo, dal 1962, in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, l'istituzione bancaria assegna la pagella d'oro ai migliori studenti nei comuni dove è la filiale. Il premio è riservato alle scuole medie e superiori, con studenti che si sono distinti per impegno e profitto. Sono trascorsi 59 anni dalla data della prima edizione e tante cose sono cambiate da allora, ma lo spirito è sempre lo stesso. La banca locale continua ad affiancare il territorio nel percorso di crescita. Presidente, una grande giornata per Fermo, per la Cassa di Risparmio di Fermo, la Fondazione, per il futuro, diciamo, no, di questi ragazzi. Sì, per noi è sempre una grandissima gioia poter organizzare
questo evento, soprattutto quest'anno in presenza, si respira un altro clima, insomma, rispetto alle passate edizioni, e quindi speriamo che possa essere ripetuto anche nelle edizioni future senza i problemi che ci sono già stati. Presidente, parliamo di qualcosa come della 59esima edizione. Ecco, qual è il messaggio che passa attraverso un evento di questo genere? Sono arrivati ragazzi da 5 province. Ma come ho accennato nel saluto iniziale, io penso che l'abbinamento del risparmio con la cultura che questi ragazzi con il loro studio hanno acquisito e acquisiranno è un abbinamento vincente. E quindi sono sicuro che questa esperienza la porteranno anche nel loro ricordo per gli anni che li aspettano. Gli studenti premiati provengono dai comuni delle province di Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Teramo. Gli studenti sono accompagnati dai dirigenti, dagli insegnanti e dai genitori, salgono sul palco per ritirare i premi e ricevono una somma in denaro messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, alcune pubblicazioni e CD editi dalla Carifermo Spa. Vittoria Quattrini frequenta il Dante Alighieri ultimo anno e naturalmente è una dei tanti ragazzi che oggi vengono premiati. Qual è la soddisfazione? Essere premiata appunto per il mio impegno è soddisfacente, appunto, perché dopo tutto l'impegno appunto che ci ho messo mi sono sentita felice ad aver ricevuto questo premio. Ecco, i genitori quanto contribuiscono? Tanto, tanto. Sì, perché sono sempre al mio fianco, quindi mi aiutano molto, diciamo, nel mio percorso. E sì, sono sempre con me, quindi mi aiutano molto, sì. Grazie tesoro. Adesso ti faccio l'ultima domanda che ti chiedo, no? Quali sono le aspirazioni? Mi dirai quello che vorrai fare se vuoi continuare a studiare, se vuoi andare fuori dall'Italia per fare un'esperienza. Valuta tu. Quali sono le aspirazioni per il futuro? A me piacerebbe molto viaggiare perché mi piacciono molto le lingue e poi mi piacerebbe anche molto far parte del mondo del cinema. Quindi appunto mi piacerebbe viaggiare, non so, America, Inghilterra, e inoltre mi piacerebbe anche continuare a studiare, perché mi piace molto e sono molto curiosa, quindi mi piace sapere nuove cose. Molti sono i ragazzi che hanno terminato il ciclo di studi superiore e che oggi si trovano all'estero per un'esperienza in Erasmus. Quella di quest'anno è un'edizione nel segno della ripresa. A presentare sul palco c'è Raffaele Vitali, direttore della provincia di Fermo.com. L'ultima edizione in presenza era stata nel 2019. Sono stati 3 anni difficili durante i quali la Cassa di Risparmio di Fermo non si è fermata ed ha mantenuto l'appuntamento annuale con i giovani. Lorenzo Postacchini sta frequentando il terzo dell'Istituto Tecnico Industriale Telecomunicazioni, è uno dei ragazzi premiati. Allora, qual è la soddisfazione di ricevere questo premio? È complicato da dire, dopo tanti anni di duro lavoro, a scuola, studiando, fin dalle elementari, è una grande soddisfazione per me aver vinto un premio che comunque mi premia per tutti questi duri sforzi nel corso degli anni. È accompagnato dal papà. Quanto incide il papà nell'arrivare a questo risultato? Il papà e la mamma, Hanno inciso perché fin da quando ero piccolo mi hanno insegnato come studiare e mi hanno fatto anche appassionare a certe materie scientifiche, ma anche tecniche, che adesso mi stanno accompagnando a scuola. Quindi l'influenza che hanno avuto su di me è abbastanza rilevante, contando che mi hanno segnato anche nel percorso di studi che ho scelto e di conseguenza anche in questa vittoria della Pagella d'Oro. E per il futuro che ci aspetta? In realtà ancora non lo so, prima vorrei fare l'università, ingegneria informatica, però poi per il lavoro vedremo quello che succederà. Il mio sogno non è quello di diventare ricco come quello che può essere di molti, vorrei una vita abbastanza normale, non mi manca nulla, ma non vorrei essere quello ricco della città, il mio scopo è essere un insegnante oppure anche qualcosa di più magari.
Ecco, magari sulla scia del papà, quindi una bella soddisfazione questo figlio, dica la verità. Sicuramente l'orgoglio a 100, a 1000 direi anche, ma io più che il discorso del rendimento scolastico, quello che voglio sottolineare è la persona, cioè quello che è importante per noi genitori è la crescita come persona, e in questo caso penso che parte la pagella d'oro, che è una soddisfazione immensa, e il resto che conta. La Pagella d'Oro è stata istituita nell'ottobre 1924 in occasione del primo congresso internazionale del risparmio. In un momento particolare come questo, il risparmio assume un significato particolare che va valorizzato, sottolineando la sua importanza alle giovani generazioni. Irene Marzola ha 14 anni, sta frequentando la terza media di Morrovalle e è una dei ragazzi premiati. Qual è la soddisfazione, Irene? La soddisfazione è molta, non me l'aspettavo, è stata veramente una grande sorpresa. Ma per arrivare a questi livelli, quante ore si studia al giorno? Non c'è un orario preciso, un numero di ore precise, basta impegnarsi molto. Nel futuro? Beh, ancora non lo so. La mamma quanto ha inciso per arrivare a questo successo? Ma non ha inciso molto mia madre, sono stata abbastanza autonoma. La mamma che dice? Confermo, è sempre stata una ragazzina autonoma, ha acquisito metodo, studia, si impegna, soprattutto ci tiene. È quello che la spinge sempre verso il risultato migliore. A chi somiglia di più, al papà o alla mamma, con gli studi? A entrambi, per l'impegno, non posso dire più, lei è bravissima di suo, ecco, è la nostra soddisfazione. Sono stati premiati 112 giovani provenienti da altrettante scuole, ragazzi e ragazze arrivati a Fermo da 5 province per ricevere il riconoscimento del loro impegno. Sindaco, una giornata importante per tanti giovani, per tanti genitori che le accompagnano, ma per Fermo anche. Ma credo che sia anche una giornata importante per il sistema scolastico, perché si ritorna con una pagella d'oro dal vivo, con il teatro pieno, quindi questo credo che sia un segnale anche molto importante per il territorio, per anche più di una provincia. Quindi il ringraziamento forte va alla Fondazione Carifermo, che crede nel nostro sistema scolastico, crede nel nostro futuro, crede in questi ISC, nel sistema proprio di formazione, quindi una bella giornata veramente. Stiamo vedendo anche una piazza del popolo piena, ricca, tante persone, tanta circolazione, tanta gente. Ma sì, questi giorni si è ripreso, insomma, in questo periodo si è ripreso, questo ci fa piacere, il pensiero va a tutte quelle attività che purtroppo con il lockdown hanno avuto difficoltà e adesso ce l'hanno per pagare le bollette, che sono raddoppiate così da un mese a un altro. Cerchiamo di fare il possibile in un momento storico difficilissimo come questo. Infine, ai ragazzi che l'ascoltano, che gli dici? Ma ai ragazzi io gli dico di avere il coraggio di seguire il loro pensiero, anche se questo va un po' controcorrente. Così è stato per me, di seguire le proprie aspirazioni, perché ecco, a volte le soddisfazioni possono essere tolte in questo modo, quindi anche se gli altri magari la pensano in una determinata maniera riguardo del proprio futuro, seguite quello che è la vostra aspirazione. L'occasione della premiazione è stato un momento per riflettere su temi importanti, con la testimonianza di un'esperienza concreta di successo. È stata l'edizione delle storie innovative di ieri e di oggi e dei possibili innovatori di domani. Presidente, una grande giornata per Fermo, già il fatto che si è in difficoltà con i parcheggi la dice tutta di quante persone ci sono, una giornata che premia la volontà, che premia la capacità di queste nuove generazioni. Assolutamente, una giornata bella e intensa. E la Cassa di Risparmio di Fermo insieme alla Fondazione anche quest'anno non hanno voluto
recedere rispetto a questo premio e a questa pagella d'oro che hanno istituito oramai da tanti anni, che ha subito una sorta di, comunque, di fermo dovuto agli anni della pandemia per quel che riguarda il potersi vedere in presenza, ma che comunque rappresenta un premio importantissimo di questo territorio, di questa istituzione bancaria, che rappresenta ancora di più un'unione, una simbiosi tra la banca, il territorio, le istituzioni e la scuola. Con questo premio si dà la possibilità a tanti studenti meritevoli di poter portare avanti il loro percorso, quindi andiamo, comunque continuiamo ad andare nella giusta direzione, e anche una vetrina importante per Fermo e per la provincia.